9 gol, partita ad altri tempi, resurrezione interista, scempio giallorosso. Il battesimo di Hodgson all'Olimpico, epilogo più spettacolare non poteva avere. Inter sempre davanti. Ronaldo e uno Zamorano mai visto hanno nel primo tempo maramaldeggiato, con Baggio ad inventare assist. Roma sempre costretta ad inseguire. Bertotti limitato da Šimić, opportunità a singhiozzo, come il rigore trasformato nel primo tempo. La storia sincopata dell'incontro ha avuto il top nella ripresa. Con Pagliuca infortunato e poi sostituito da Fre, la Roma va al pareggio in pochi secondi. Paolo, Sergio e Del Vecchio riportano i giallorossi in partita. Baggio, Zamorano e Ronaldo confezionano il 4-3. Sembra un film già visto. Di Francesco, su assist di Totti, supera il giovane portiere francese poco dopo la mezz'ora. C'è spazio anche per Djorkaeff, da tempo in naftalina. Poi al 42esimo Baggio pennella e Simeone in sacca. L'Inter torna a vincere in trasferta dopo 5 mesi. La Roma sbanda in casa per la prima volta.